Abbiamo anche un fan alle nostre spalle per vedere la nuova Golf GTE, che cos'è? Un'ibrida plug-in che cambia rispetto alla versione canonica già da alcuni particolari esterni. All'anteriore, per esempio, abbiamo la presenza di tanti LED e di tanto blu lungo tutta la superficie, soprattutto anche nel contorno dell'emblema che rivela la presa per ricaricarla la nostra Volkswagen Golf GTE, normalmente con il cavo Mennekes oppure andando a sfruttare la programmazione che avremo impostato precedentemente. Belle anche le C che trovate nella parte inferiore della carrozzeria, bella in taglio laterale con questi cerchi che nascondono all'interno le pinze blu, tipiche della versione GTE, e c'è anche il badge. Io non salgo a bordo di questa vettura perché, primo, sono pigro, secondo, ve l'ho fatta vedere mille volte insieme ad Andrea in termini di abitabilità, si sta comodamente con la possibilità di impostare il sedile manualmente su questa versione, però con tutti i parametri, altezza e profondità. Dietro, quando guida Andrea, lo spazio è sempre abbondante. La cosa più interessante è probabilmente lo spoiler qui dietro, che ha lo stesso colore della carrozzeria, mentre invece nella parte inferiore è nero. Belli i doppi scarichi, il contorno blu dell'emblema che raggiunge anche il posteriore. Il bagagliaio perde qualcosa in termini di cubatura, visto che sotto non abbiamo il pozzetto che troviamo sulle vetture, sulle Golf canoniche. Due cavi in dotazione, c'è anche la presa per ricaricarla dove di solito mettiamo il frullatore e il nostro mini pimer. Noi chiudiamo il bagagliaio e andiamo a provare questa Volkswagen Golf GTE ibrida plug-in insieme ad Andrea. Bene amici di HD Motori, siamo al volante dell'ennesima Golf, ma questa è una Golf molto particolare, la GTE ibrida plug-in, perché abbiamo un pacco batterie da 8.7 kW. Dopo vi parleremo di autonomia, parliamo di motori, due combinati, il primo un benzina 1.4 turbo 4 cilindri 150 cavalli 250 Nm di coppia, e un motore da circa 100 cavalli 330 Nm di coppia, che aiuta tanto il benzina soprattutto nello spunto e anche nell'accelerazione quando schiacciamo tutto l'acceleratore. Combinati fanno poco più di 200 cavalli, quindi ce ne sono tanti di cavalli, diciamocelo Luca. Ibrida di casa Volkswagen per sfuggire al Dieselgate, a me piace molto, ovviamente il solito discorso veloce sulla ragione d'essere, sulla ragione d'utilizzo, prendetela se siete in città, almeno secondo me. Concordo. Allora, iniziamo a spiegare un pochino come funziona le Golf. Ne abbiamo provate tante, sorvolerei sul volante, sempre molto ben ergonomico, sulle palette del cambio qua dietro, sul DSG sempre ottimo, 6 marce in questo caso. La plancia razionale. Plancia razionale, tutto quello, per raccontarvi di come funziona questo sistema ibrido. Qui in plancia il solito display aumenta le funzionalità e abbiamo 4 possibilità di funzionamento ibrido. La prima è la E-Mode, ovvero la funzionalità completamente elettrica. Così la casa dichiara 50 km di autonomia, in realtà non riuscirete mai a farli. Noi siamo stati tra i 40 km con un utilizzo molto attento e i 35 con un utilizzo invece un pochino più sportivo. Cioè, più che sportivo, con meno attenzione, dai. Esatto. C'è da dire che comunque anche così elettrica la vettura ha una gran coppia, una gran ripresa. Adesso io, se schiaccio tutto l'acceleratore, comunque si sente l'accelerazione senza raggiungere il kickdown. Si arriva a 130 km all'ora senza raggiungere il kickdown, perché se raggiungiamo e schiacciamo il kickdown si accende comunque anche in E-Mode il motore. Beh, giusto, termico, è giusto, ci sta. C'è un pulsantino GTE e lo schiaccio prima della rotatoria, che invece combina i due motori in chiave sportiva. E allora qua vi parlo di tenuta di strada, che è molto buona, complice anche gli pneumatici, con spalla molto bassa, comportamento sempre sicuro, tendenzialmente sottosterzante, giù tutta la scelta in uscita. Sentite? E Andrea ha schiacciato fino al kickdown E avete sentito come i due motori combinandosi ci hanno dato veramente una grande spinta, perché le prestazioni ci sono. Adesso ritorno in modalità normale elettrica. Luca, prendiamo il fonometro per vedere. Ce l'abbiamo già in mano, caro Andrea. Ovviamente rumore solamente di rotolamento a questo punto. Proviamo a sentire quant'è. picco 77,5 quando abbiamo preso la buca. È una Golf, quindi l'insonorizzazione è buona, tutti confortevole. Tutti gli discorsi che abbiamo già fatto è inutile. Esatto. Vi stavo dicendo, allora, modalità elettrica, ne abbiamo parlato. Hybrid auto, cosa vuol dire questa modalità? Vuol dire che la vettura capisce automaticamente in che situazione ci troviamo, autostrada, città, statale, in base a quanto schiacciamo l'acceleratore, in base alla velocità che stiamo mantenendo, decide automaticamente se sfruttare l'energia dalla batteria e far andare solamente in maniera elettrica oppure utilizzare entrambi i motori. Questo però utilizzando tutta la carica della batteria. Certo, senza salvare la batteria. Senza salvare la batteria, quindi magari in un viaggio lungo
mano a mano la carica scende per sinergizzare i due motori. In modalità battery hold, lo dice la parola stessa, la vettura diventa una ibrida tradizionale, come se non avessimo la batteria supplementare, oppure come quando la batteria supplementare è esaurita, quindi in frenata ricarica un po' di batteria, in accelerazione utilizza la batteria per dare spunte, per far consumare meno benzina, e poi abbiamo la modalità di ricarica batterie. Da un punto di vista energetico non ha senso, perché aumenta i consumi in maniera spropositata, ma ha senso nel caso noi dobbiamo raggiungere una città, non abbiamo batteria a sufficienza, in questa città si può circolare solamente in modalità elettrica. A Milano ci sono dei blocchi in questo senso, e direi che ha quel senso proprio in quel frangente. Schiaccio il GTE, mi fermo. Anche in GTE comunque il motore si spegne, se ci fermiamo, giù tutto l'acceleratore, metto in manuale il cambio, nonostante il cambio in manuale, vedete, cambia da solo, arrivato al limitatore, non utilizzo le palette dietro al volante e tutto bene. Una grande aggressione sull'asfalto per una vettura che raggiunge 100 all'ora con uno scatto in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 222 km/h. Allora, il motore elettrico è messo prima del cambio, quindi anche in modalità elettrica, come adesso che ho schiacciato il pulsantino e mod, sentiamo leggermente le cambiate. Non abbiamo tutti i vantaggi di una macchina completamente elettrica, ovvero coppia disponibile subito, perché è filtrata dal cambio. Per esempio, se sto andando in città tranquillamente e il DSG magari è in quarta o quinta marcia, perché comunque il motore elettrico ha tanta coppia, quindi tende a tenere le marce un po' più alte, e ho bisogno di coppia subito, schiaccio tutto l'acceleratore, il DSG comunque scala marce e poi mi dà la potenza al motore, quindi non ho quella immediatezza della vettura elettrica. Comunque di coppia ce n'è tanta. Vi parlavo del cambio, possibile gestire il manuale, ma comunque anche in manuale al limitatore cambia da solo, e non è un comportamento completamente sportivo anche schiacciando il pulsante GTE, quindi i puristi della guida sportiva potrebbero rimanere un po' delusi, un po' per il maggior peso della vettura in generale e un po' per questo comportamento sempre un po' gommoso, direi. Beh, comunque ovviamente mediato dall'essenza, diciamo, green della versione ibrida di questa Golf, che ha anche la possibilità sul DSG della modalità brake, vale a dire oltre alla drive io posso sfruttare una maggiore carica rigenerativa quando sono in rilascio. Esatto, una sorta di freno motore, perché la vettura in D, in drive, quando si molla l'acceleratore entra sempre in veleggio, quindi stacca sempre la frizione, tranne in GTE, ma non ricarica, inizia a ricaricare quando freniamo. Tra l'altro, non ve l'ho detto prima in frenata, ma la gestione della parte rigenerativa e della parte invece frenante con pinze e dischi è molto buona, non sente mai lo stacco, molto fluida la frizione, ha lavorato bene in Volkswagen da questo punto di vista. Se metto in retromarcia si attiva la retrocamera con le linee, che però sono fisse, le vedete qua. La retrocamera esce dall'emblema, quando rientra fa un rumore sinistro, ma non preoccupatevi, non sta succedendo niente di particolarmente pericoloso. Allora, sul sistema di infotainment possiamo vedere, oltre alla possibilità di cambiare, vi abbiamo raccontato la modalità ibrida, il potenziale che avremmo staccando la climatizzazione o gli altri utilizzatori elettrici. Teniamo acceso il climatizzatore bizzone. Esatto, la cosa invece interessantissima è questo e-manager, perché possiamo decidere il giorno e l'ora di inizio della ricarica, magari avete le tariffe vantaggiose a determinati orari, ma non solo, anche il luogo della ricarica. E cosa si può modificare? Allora, prima di tutto si può decidere se attivare la climatizzazione o meno, perché il climatizzatore di questa Golf è elettrico, ovviamente, perché quando andiamo completamente elettrici, avendo un'autonomia comunque intorno ai 35-40 km, noi in teoria potremmo andare anche sempre elettrici, mai usare la benzina. Certamente. Ricaricandola. Possiamo decidere se all'ora X far trovare la vettura già calda o fredda a 22 gradi. Interessantissimo. Altra cosa molto interessante è la possibilità di definire la corrente di ricarica. Magari abbiamo a casa un contatore solamente da 3 kW, oppure abbiamo una linea vecchia che non supporta la ricarica a 16 A, la possiamo abbassare fino a 5 A. E qua, Luca, te è servito, perché tu hai un impianto normale, da 3 kW, quindi ho fatto partire la lavastoviglie, ho acceso il plasma targato cartagine, avevo la vettura in ricarica, mi è saltata la corrente. Allora, ci mettiamo, la prova è di targa, ovviamente verrà superata
superata assolutamente, perché con motore elettrico grande coppia, ma ci mettiamo in terza a 40, giù tutto l'acceleratore, si sente il motore elettrico che spinge, siamo già a 50 adesso, quindi mai alcun problema, mai alcun problema, esatto, da questo punto di vista. Oltre alla possibilità di settare la corrente di ricarica con la programmazione, c'è anche la possibilità di settarla normalmente con qualsiasi ricarica, ricarica che avviene dal logo, dallo stemma anteriore, l'avete visto in fase di presentazione, da casa, quindi con una ricarica diciamo stando sotto ai 3 kW, ricarica in 4 ore e mezza la batteria da zero, dalle colonnine succhia circa il doppio, quindi intorno ai 6 kW, e si ricaricano le batterie in 2 ore e mezza. Ho da segnalare una cosa: il cavo in dotazione standard di questa Golf stranamente entra in tutte le colonne di ricarica tranne quelle di A2A di Milano e Brescia. Vabbè, non lo so, magari ci seguite la canica T, quindi magari era il mio cavo di ricarica che non entrava bene in quelle, il tuo cavo che non cava, diciamo, in quelle colonnine. Tanti sistemi elettronici di bordo, perché abbiamo il cruise adattivo che arriva fino a 0 km orari, comodissimo, insegue la vettura davanti in città, in autostrada quando ci sono le code. Abbiamo il city brake che frena automaticamente la vettura se si accorge che stiamo andando contro una vettura anteriore. 2 tonnellate di led notturni, bellissimi, l'illuminazione notturna che riprende il logo esterno con tutto quel blu, esatto. Purtroppo non abbiamo sulla nostra vettura i servizi CarNet, che permetterebbero, grazie a un'applicazione e a una SIM presente in vettura, è messa qua nel vano porto oggetti, la SIM, di controllare da remoto lo stato di carica della batteria, iniziare la ricarica, terminarla, accendere il climatizzatore, vedere dov'è la vettura. Purtroppo non la potremo provare, ma la proveremo forse sulla e-Golf che ci daranno presto. Vabbè, anche tu non anticipare, non svelare tutto, porca miseria, dai. In questa schermata vediamo il flusso di energia, quindi se il motore sta ricaricando le batterie, se le batterie stanno facendo andare il motore. Sulla seconda schermata abbiamo un po' un riepilogo del viaggio. Vedete, noi abbiamo fatto 41 km, 20 km in modalità elettrica, quota 51%, quindi metà e metà, perché ho utilizzato per questo viaggio, per arrivare da Milano qua a Montevecchia, la modalità ibrida intelligente, ha gestito lui tutti i vari parametri. Luca, quanto consuma? E poi specifichiamo in che condizioni l'abbiamo provata. 20, 16, 20, 20 città, 16 al limite autostradale, 20 intorno ai 110 sulle grandi superstrade. Ma vai. Provata in battery hold, perché ovviamente in modalità intelligente e in modalità solo batteria sono così tante le variabili che anche il ciclo di omologazione, se anche andare a individuare le cifre giuste, è impossibile, perché il ciclo di omologazione parla di 60 km con un litro, ma non ha senso, perché abbiamo visto col Dieselgate che i cicli di omologazione sono dei cicli standard e il consumo reale è un altro. Se avete l'ufficio vicino a casa, andate e ritorno nel range di 35-40 km, la benzina per esempio non la metterete mai, no. Andrete sempre elettrici, risparmiando un sacco di soldi. Per quello dicevamo all'inizio che bisogna capire la destinazione di utilizzo di questa Golf GTE, proprio perché altrimenti vi conviene puntare su una Golf, diciamo, canonica. Sì. Anche perché questa GTE parte da 37.900 euro. È vero che la dotazione standard, diciamo, anche sull'entry level, rubiamo un termine, un concetto della telefonia, è di tutto rispetto. Sì, però per esempio manca appunto CarNet, manca cruise control, adattivo, qualcosina manca. Insomma, per avere una vettura completa ci vogliono 40.000 euro, che non sono pochi, non si ammortizzeranno mai. Buona la garanzia sulla batteria, arriva fino a 8 anni, quindi da quel punto di vista lì si può stare abbastanza tranquilli. Sì, ha ragion d'essere per un utilizzo prettamente cittadino, anche perché è abbastanza compatta come vettura, si parcheggia bene in città, è molto comodo guidare con la trazione solamente elettrica, molto, molto confortevole, molto silenzioso. Per un utilizzo a più a 360 gradi il gioco secondo me non vale ancora la candela. Sai cosa ci vorrebbe secondo me, Luca? Sentiamo. Una versione non GTE, ibrida normale, cioè una Golf 1.7 TDI, 1.4 TSI con l'ibrido plug-in. Magari si conterrebbero i costi, perché non avrebbe tutte queste performance e avrebbe magari più ragione, anche perché, ripeto, non ha un'anima prettamente sportiva. Lo sportivo puro potrebbe rimanere deluso da queste GTE. Io vorrei questa tecnologia anche su altri modelli del gruppo, invece. È arrivato su Passat. Perfetto, basta. Allora comprerò la Passat GTE. Commentate su HD Motori, su YouTube, e appuntamento alla e-Golf completamente elettrica. Ciao!